Amici 22, a rombatte Angelina nella comparata la provoca, com'è andata? Ho vinto io. Nell'attesa che venga registrato il terzo appuntamento serale di Amici 22, i fan stanno ancora commentando la seconda puntata e i verdetti che i giudici hanno emesso. In rete, infatti, sta circolando un video nel quale si vede Aaron stuzzicare Angelina dopo averla battuta nella comparata. Il cantante si avvicina alla compagna di classe e con tono sarcastico le chiede com'è andata a finire la sfida tra loro. Molti spettatori hanno definito poco sportivo l'atteggiamento delle ragazze e hanno elogiato la figlia di Mango per la reazione composta che ha avuto a questa provocazione. Dopo essere stato accusato dal web di essere l'ennesima copia di Rama, Aaron è finito di nuovo al centro delle critiche per un atteggiamento che ha avuto nella seconda puntata del serale di Amici. In un breve filmato che è stato caricato su WIT.TV per mostrare il backstage dell'appuntamento che è andato in onda il 25 marzo. Si vede il cantante gioire per aver battuto Angelina in una prova della terza manche. Stavo là e pregavo. Ho fatto la comparata e l'ho vinta, dice l'allievo di Cerbi alla telecamera prima di prendere iniziativa e dirigersi dalla figlia di Mango. Il giovane si è finto un intervistatore e ha chiesto alla compagna di classe, la comparata com'è andata? Ho vinto io, ha aggiunto poco dopo Aaron scatenando la reazione di quei fan che hanno trovato il suo comportamento infantile e antisportivo. Malissimo. Ho sperato che sbagliassi un po', ha risposto Angelina stando alla provocazione. Se l'allieva di Lorella Cuccarini ha reagito con compostezza ed eleganza alla frecciatina di Aaron. Molti fan di Amici non hanno apprezzato il suo atteggiamento e l'hanno fatto presente con commenti social contro di lui. Un parere che hanno condiviso tanti spettatori del talent show, infatti, è che il cantautore non avrebbe dovuto prendere in giro la compagna di scuola dopo averla battuta su una prova alla quale teneva tanto. La competizione tra i due titolari protagonisti di questa vicenda, però, c'è sin da quando la ragazza è entrata a far parte della classe, vedendosi spesso superare in classifica e nelle gare da Angelina. Aaron ha palesato un'insofferenza nei suoi confronti. A conti fatti, però, al momento la ragazza ha ricevuto più consensi sia da parte dei giudici sia dal pubblico, sono della cantautrice. Infatti, gli inediti più ascoltati e scaricati della 22esima edizione del programma di Maria De Filippi. Aaron contro Angelina potrebbe essere una prova della terza puntata del serale di Amici, visto che la squadra Cerbi-Celentano è rimasta con un solo cantante dopo l'eliminazione di Piccolo G. Ci sono buone probabilità che si sfidi con gli altri rappresentanti della categoria. La prossima registrazione del talent show si svolgerà giovedì 30 marzo, la sera di quel giorno trapeleranno i nomi dei ragazzi che lasceranno la gara definitivamente, uno sarà eliminato dopo la prima manca in studio. L'altro in casetta dopo aver perso lo spareggio. Gli 11 allievi ancora in gioco stanno ragionando su chi potrebbe rischiare grosso nel terzo appuntamento serale, Federica. Cricca, Alessio, Samu e Maddalena si sono detti preoccupati per il loro futuro nella scuola. Più tranquilli, invece, sono sembrati Mattia, Wax, Angelina, Remone e Isobel, questi 5 titolari non dovrebbero finire al ballottaggio in quanto molto amati sia dai professori che dalla giuria esterna. Cantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.